Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come creare e configurare una soft serial. Le soft serial sono delle porte UART virtuali ed è necessario crearle quando non abbiamo abbastanza porte UART fisiche sul nostro flight controller. Infatti potremmo aver bisogno di collegare la ricevente, la telemetria, il GPS e lo smart audio e non avere abbastanza porte UART sul flight controller. Le soft serial risolvono appunto questo problema. Visto che le soft serial sono delle porte virtuali, per averle sul flight controller dovremo assegnarle a dei pad che non utilizziamo. Ad esempio possiamo utilizzare i pad motori 5, 6, 7 e 8 se sono presenti, il pad dei LED e l'input PPM. Possiamo anche rimappare gli RX e i TX delle porte UART fisiche. Questo torna utile perché magari abbiamo il pad RX occupato dalla ricevente e il pad TX non può essere usato per altro. Con le soft serial possiamo rassegnarlo ad un TX o un RX virtuale. La prima cosa da fare è ispezionare il flight controller alla ricerca di eventuali pad disponibili. In questa Omnibus abbiamo disponibili pad motore 5-6, anche questa Matec ha i motori 5-6, in questa Fortini possiamo riutilizzare il pad LED e in questa CL Racing possiamo sfruttare il pad PPM. In questo tutorial rimapperò i pad 5-6 della Omnibus con un TX e un RX. Colleghiamo il flight controller e avviamo Betaflight. La prima cosa da fare è andare in configurazione e attivare Soft Serial. Salviamo. Ora andiamo nel tab CLI e digitiamo Resource. Come abbiamo detto, vogliamo convertire i pad motore 5-6 con un RX e un TX. Questi codici identificano fisicamente i pad motore, nel mio caso ho A01 per il motore 5 e A08 per il motore 6. Ogni flight controller comunque ha codici diversi, voi prendete nota del vostro. Prima di assegnare la soft serial dobbiamo liberare i pad A01 e A08, quindi digito Resource Motor 5 None, Resource Motor 6 None. Questa formula vale per qualsiasi input volete assegnare. Se magari volete posizionare la soft serial nei pad LED, prendete nota del codice e poi digitate Resource LED Strip 1 None. Adesso assegniamo la soft serial, quindi digitiamo Resource Serial TX 11 A05, Resource Serial RX 11 A08, Save. Per capire meglio come funzionano le soft serial, analizziamo la stringa che abbiamo digitato. La parte in rosso è relativa al tipo di input che ci serve. Digitiamo Resource Serial TX se abbiamo bisogno di un pad TX o Resource Serial RX se abbiamo bisogno di un pad RX. 11 è il codice che identifica la soft serial numero 1. Se abbiamo bisogno di una seconda soft serial, usiamo il codice 12. A05 è il codice corrispondente al pad che andremo a utilizzare per saldare i cavi. Questo varia a seconda di cosa scegliete nel vostro flight controller. Adesso andiamo in port e siamo pronti a usare la soft serial come una normalissima porta UART. Questo era il mio tutorial su come creare una soft serial. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.